Chi sei? Ciao, sono Marco, ho 37 anni, quest'anno festeggeremo 20 anni di attività di profumeria. Sono 5 minuti che non spruzzo un profumo. Che cos'è una profumeria artistica? La profumeria artistica è qualcosa di diverso, viene definita di nicchia, di lusso, ma è lusso non per il prezzo, per la qualità, per il concetto. Poi i profumi non hanno sesso, vengono scelti dalla persona per qualsiasi motivo, per un piacere personale, per un ricordo, per un'occasione speciale, un incontro, un matrimonio, qualsiasi cosa. Perché il profumo non è riduttivo, non è moda e non è quella cosa, ah che bello l'ho sentito, lo voglio pure io, perché poi di persona in persona cambia tutto. Una persona che entra in questa profumeria può rilassarsi e fare un viaggio sensoriale, un'esperienza unica alla ricerca del proprio profumo, perché noi desideriamo persone che si possono avvicinare a questo mondo per una questione di passione. La profumeria artistica, ma diciamo che la profumeria in generale si può dividere in diversi settori. Abbiamo la mainstream, cioè la profumeria di massa, quella dove comunque il mercato è forte, più popolare, più pop. Poi c'è quella selettiva di aziende che comunque sono storiche, con coraggio, continuano comunque ad essere indipendenti, ma sempre con un filo selettivo per non essere in larga distribuzione in tutti i luoghi. Poi c'è la profumeria artigianale. La profumeria artigianale, andiamo più nello specifico di piccolissime aziende che hanno dei piccoli lotti, solo materia prima ricercata, ma parliamo sempre di poca produzione, quindi è un discorso ancora a parte. La profumeria artistica dovrebbe essere più un incontro di persone, cioè noi che filtriamo a degli appassionati che vengono da noi, le esperienze dei nasi, le creazioni, perché è stato creato un profumo, quando, come, e poi ovviamente cioè, ognuno fa. Segue il proprio naso e la scelta arriva da sola. La differenza tra un profumo commerciale e un profumo di nicchia. La differenza sta sia nel concetto, nella distribuzione, come dicevo prima, oppure anche per le produzioni. La profumeria commerciale è più una ricerca del marchio, uno che segue la griff, il brand, è moda. La profumeria artistica, a prescindere dalla qualità, che è totalmente diversa, è più un qualcosa di personale e unico. Il tuo profumo preferito? Bella domanda. No, ne sono tanti. Ne sono tanti. Vabbè, la mia ombra è il Black Afghano di Naso Matto, poi Aventus, e adesso mi è arrivato nel cuore Acqua di Sale di Profumum. No, ne sono tanti, però poi è il profumo che scegliete, cioè nel senso che il giorno, la mattina quando ti svegli, stai facendo la doccia e pensi oggi che indosso, ho una giornata più sportiva, una giornata, un incontro importante, allora da lì poi faccio una piccola selezione, però ne amo tanti. Il cliente più bizzarro che ti sia capitato. Oh no! Il cliente più bizzarro. Più che cliente bizzarro è una situazione bizzarra magari. Cioè, una volta entrò una cliente, entrò e cominciò a guardarsi attorno così. No? Io le andavo vicino, prego signora, posso aiutarla? E lei disse, ma cosa sono? Cos'è? No, signora, sono profumi, una profumeria artistica. Ah, sono le copie dei profumi. No, signora, non sono copie dei profumi. E spiegai tutta la profumeria artistica, i marchi, la materia prima, tutto quello che c'era da dire. E lei all'improvviso si girò e disse, ma una curiosità, ma li vendete, se li comprano questi profumi? Dissi, no, signora, siamo un museo, non vendiamo, siamo qui solo per far conoscere i profumi. E questo diciamo è il cliente, no, il cliente è bizzarro, la situazione è bizzarra, ma capita spesso, tanta gente non è a conoscenza, non conosce questo mondo perché bombardata dalla profumeria tradizionale, no, perché questa è la tradizionale secondo me, la tradizionale rispetta il concetto di profumeria, invece lì bombardati dalla TV, dai giornali, dall'attrice che scende le scale col profumo figo, è più una scelta di profumo, di marchio che di fragranza in sé per sé. La cosa che ti piace di più del tuo lavoro? La cosa che mi piace di più è perché amo questo lavoro, amo i profumi, amo tutto quello che c'è dietro perché poi conosco tutti con cui, le persone con cui collaboro, i marchi, i proprietari di brand, i distributori. È una piccola famiglia, la cosa bella è proprio questa, cioè che si fa parte di un piccolo sistema che non è quello semplice, non è quello più a livello commerciale, quello più facile perché non è per tutti. E poi la profumeria artistica è più un concetto, è più qualcosa che devi vivere e devi far vivere, sei più un filtro per dei clienti, più che il venditore, il commesso o quello che può essere. Novità per il tuo futuro? Novità per il futuro, diciamo che adesso abbiamo avuto un grandissimo inserimento, Profumum Roma, ci tenevamo tantissimo da anni.
la famiglia stupenda di Roma, la famiglia Durante, che ha scelto noi come rivenditori, dei pochi rivenditori in Italia. E sono profumi fantastici, sempre in ricerca di materia prima naturale, sono degli estratti, ma poi ci saranno delle grosse novità anche dei marchi con cui collaboriamo da tempo. Montale a breve uscirà con 3 nuove fragranze, abbiamo altri brand che usciranno con delle novità, quindi il futuro è sempre veloce, ci riserva sempre delle sorprese profumate. Fai un saluto ai tuoi amici di Instagram e Facebook. Yeah! 6.000 volte grazie, cresciamo sempre di più e ne sono contento. Grazie a tutti. Ciao Marco, grazie da Tumblr Ice.